Ciao a tutti i fan dell'Orto Dio, ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi, ci troviamo sempre all'Orto Dio, tra casa mia e casa degli ospiti. Stamattina ho fatto vedere come trapiantavo le zucchine, ne ho trapiantato anche un'altra. E adesso a gennaio, febbraio e febbraio c'è poco da piantare, mo perché abbiamo la serra, siamo partiti con zucchine, cetrioli, melanzane, ma a febbraio puoi piantare poco. Potresti piantare ancora le fave e i piselli, che sono le uniche cose che si piantano in inverno, gli agli, le cipolle. Però adesso da gennaio si potrebbe cominciare pure a piantare le patate, le carote, e volendo le cime di rapa, se non sbaglio, qualche tipo di broccolo comunque, devo vedere. Beh, comunque insomma le carote sono semplici, perché si consociano bene un po' con tutto. Invece la patata, che tra l'altro ci serve molto perché i cani mangiano molte patate, anch'io, quindi le patate, certo non per vendere perché costano poco, però per noi le vogliamo fare. Le patate creano un problema al terreno, levano il nutrimento, non si consociano bene con molte piante. Mamma mia, meno male che c'era la sicurezza. Mamma mia, che rischio. Non si consociano bene con molte piante le patate e quindi ho pensato, come anche gli anni scorsi, ma non mi è uscito bene questo esperimento, ma ci riproviamo. Ho pensato di coltivare le patate in una specie di vasi. C'ho dei bigonzi, dei vecchi cosi di legno, dei vecchi bigonzi di legno per il vino, tra l'altro quelli sono rari, non si trovano più. C'ho una botte di vetroresina e c'ho questo coso di legno, questo cassettone di legno. L'ho riempito sul fondo con varie cose, sia paglia, foglie, letame. Però non l'ho riempito tutto, come potete vedere. Ho tenuto basso il livello. Per quale motivo? Ecco perché noi qua abbiamo le nostre patate da semina. Le andiamo a mettere qui dentro al terreno. Sono piccole, quindi non vanno tagliate. In genere le patate si fanno a pezzi per seminare quelle grosse, ma queste sono proprio da semina, sono piccoline piccoline. Ne metto un pochino, magari cerchiamo di metterne non troppe. Avendo messo tutta roba molto leggera, segatura, foglie, paglia, le patate facilmente si faranno spazio per far crescere la patata, perché la patata, ricordiamo che è un accumulo di sostanze nutritive che si attacca alla pianta, che si crea sulle radici della pianta. Quando la pianta sta in buone condizioni, quando la pianta sta bene, e questo cumulo di sostanze nutritive si gonfia fin tanto che è attaccata alla pianta. Il momento che si stacca dalla pianta porta dentro di sé la copia genetica del DNA della pianta e quindi fa ripartire una nuova pianta con delle radici, delle foglie, e quindi la patata si riproduce molto facilmente grazie a questa sua proprietà. Quindi qual è il nostro principio? Che mettendole qui in basso le patate germoglieranno, cominceranno a crescere le patate qui in basso, e mano a mano che le patate saranno uscite, noi riempiremo a strati questo coso, in modo che salendo col terreno ci sarà nuovo spazio per nuove patate, e noi puntiamo ad avere questo cassettone un domani pieno di patate. Ci riusciremo? Speriamo bene. Io vado a prendere un attimo delle micorizze che mi sono scordato di prendere.
state ancora belli, sì, meno male. Allora, ci buttiamo le micorrize. E adesso questa bella segatura, dato che mio padre mi ha tagliato con la motosega la legna grossa, ho rimediato un sacco di segatura, la mettiamo, la usiamo per coprire le patate appena seminate. Cerchiamo di fare una cosa abbastanza uniforme. Casomai se non ci basta ne possiamo poi andare a prendere dell'altra, perché ce n'è dell'altra. I legnetti grossi, come dicevo nell'altro filmato, vanno benissimo, ma se sono troppi lunghi ricordiamoci sempre di spezzettarli, sennò diventano scomodi. Oggi è una giornata nuvolosa di quelle proprio, col vento. Teoricamente da starsene a casa, ma qua tocca seminare, sennò che se mangiamo, che ve vendo quest'anno? Qua gli aiutanti ancora non arrivano a venire a vivere a un ecovillaggio ecologico, vegano, eccetera eccetera, pure stipendiati, pare che gli fa schifo. E allora niente, ci spacchiamo la schiena da soli. Ok, penso che il principio sia chiaro. Io mi sa che ce la metto tutta. Gli fa pure tipo da pacciamatura, no? Io spero che non ci siano problemi con la segatura, magari è una cazzata. Alla fine è sostanza organica, ho pensato, però queste sono prove, sono esperimenti, perché alla fine te leggi su internet, sì, guardi, permacultura, orto sinergico, ma quello che devi fare sono gli esperimenti, sono i cavolo di esperimenti, se no non imparerai mai. Io già ho fatto degli esperimenti con le patate, non sono andate tanto a buon fine, quindi adesso devo affinare il metodo, quindi mi sto già a insegnare un metodo leggermente avanzato. Perciò magari già se seguite quest'idea commetterete degli